Panathlon Cremona tra sport e beneficenza in una serata che ha coinvolto le principali squadre del territorio, dalla Cremonese alla Vanoli, dalla Juve alla Sanse e alla Cremonese Basket, passando per il Baschi in pallavolo con VBC d'Esperia, ma anche la musica con lo Stradi Brass, che ha aperto la serata, e l'intrattenimento musicale della DFM Acoustic Trio e l'esibizione delle ragazze della ritmica Il Cerchio. Aggiungete un pizzico di sana competitività e una dose di altruismo e il risultato sarà Sports for Charity. È fondamentale perché sostanzialmente significa realizzare quelle che sono le finalità statutarie, e quindi l'associazione nasce più di 70 anni fa con lo scopo di portare un proprio contributo agli associati, portare un contributo alla cultura sportiva, alla pratica, alla diffusione dello sport, ma anche appunto quando si usa il termine cultura sportiva non vuole essere un ossimoro, due parole che facciano a pugni, vuole essere a tutti gli effetti utilizzare lo sport come veicolo di crescita nella società, non solo dei giovani, perché tutti abbiamo bisogno di cultura sportiva. Pronti via, e l'Esperia si aggiudica il bagherone 2 contro 2 con la VBC, mentre Sanse Basket vince la sfida con l'Oratorio Sant'Ilario San Michele, con un commentatore d'eccezione, Matteo Soragna di Sky. Nella sfida dei tiri da 3 è Simone Zanotti della Vanoli ad avere la meglio in finale sul man in green Nicolò Gardiolo, mentre la sfida dalla lunetta, a cui ha partecipato anche l'assessore Luca Zanacchi e i 3 Primavera della Cremonese, è stata vinta da Davide Longhi, presidente del Solco Cremona, a cui è stato devoluto il ricavato della serata, oltre 1.500 euro a cui ha contribuito Cassa Padana.